In un anno ci sono stati 262 incendi di rifiuti, di questi 165 in depositi autorizzati e la denuncia del ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, alla commissione bicamerale sulle ecomafie. Il ministro ha definito il fenomeno un rischio. La frequenza dei roghi, ha detto, rappresenta un'emergenza nazionale. Da giugno 2018 a oggi c'è stato un incendio ogni 3 giorni. Un fenomeno chiaramente doloso, colposo, ma difficile da accertare, connesso al blocco dei mercati internazionali della plastica e della carta, non solo alla criminalità organizzata, che controlla molte aziende del ramo. Se infatti dall'estero, in particolare la Cina, non comprano più plastica e carta, non è più conveniente riciclarla in Italia, perché costa più delle materie prime, e allora stranamente scoppiano gli incendi. Tanto che il presidente della commissione sulle ecomafie, Stefano Vignaroli, lancia l'allarme. Se non si riducono i rifiuti, perché noi produciamo troppi rifiuti, se non si fanno azioni di riduzione dei rifiuti e non si crea un mercato, quindi delle imprese che riescano a prendere questo materiale e trasformarlo in materia prima, quindi risorsa, probabilmente questo fenomeno sarà sempre più critico. La strada per affrontare il problema, secondo la commissione ecomafia, è incentivare il riciclaggio. Servono degli incentivi che riescano a dare una certa stabilità. Purtroppo questi incentivi vanno all'incenerimento e non vanno al recupero di materia, e questo è un dato di fatto. Inoltre ci sono nel codice degli appalti sono stati introdotti i CAM, che sono i criteri minimi ambientali, nel senso io faccio un'opera, faccio un bando per costruire una cosa e ti obbligo ad utilizzare quel materiale da riciclo, da raccolta differenziata. In teoria obbligatorio, però nessuno ancora lo rispetta. Alla Commissione è arrivata anche la richiesta del Procuratore Nazionale Antimafia De Rao di coordinare i reati spia ambientali a livello nazionale, in modo da avere un quadro chiaro delle dinamiche sui rifiuti lecite e illecite.